Don Giovanni, il rubacuori, il libertino per eccellenza, è figlio della Spagna. Il suo mito letterario nasce qui. Compare infatti per la prima volta in un testo spagnolo del 600, è il Burlador de Sevilla e perciò Siviglia gli ha dedicato questo monumento in una delle sue piazze più caratteristiche. Ma per il mondo intero Don Giovanni è il Don Giovanni di Mozart. Fu un impresario italiano a Praga a commissionare l'opera al genio della musica, a scopo promozionale, come si direbbe oggi. Doveva essere l'omaggio dei praghesi alla nipote dell'imperatore che era in viaggio di nozze. Mozart accetta l'invito, ben remunerato, torna a Vienna e si mette subito al lavoro con il librettista, l'abate Lorenzo da Ponte. Ma è possibile che nessuno dei due abbia pensato all'opportunità di offrire alla giovane sposa le avventure di quel dissoluto di Don Giovanni? E se i due l'avessero fatta apposta, per il gusto di un tiro mancino? Mozart e Da Ponte comunque non avevano molto tempo a disposizione. Da Ponte, nelle sue memorie, scrive che si aiutò con il profumo del tabacco di Siviglia, del buon tocai e con le attenzioni della figlia della padrona di casa. Però, alla data stabilita, l'opera non era ancora pronta e alla nipote dell'imperatore ne fu offerta un'altra. Finalmente, la sera del 29 ottobre 1787, il Don Giovanni andò in scena, diretto da Mozart, che al suo apparire ebbe accoglienze calorosissime. Ora lasciamo Siviglia e trasferiamoci nel classico vecchio palco della Scala per assistere ai momenti più belli del Don Giovanni di Mozart, diretto da Riccardo Muti con la storica regia di Giorgio Strehler. Sigla, prego! In ogni tempo i servi invidiano i padroni, vorrebbero prendere il loro posto e darsi alla bella vita. Anche Leporello, servo di Don Giovanni, non si sottrae alla regola. Continua a lamentarsi del fatto che mentre il padrone di là se la spassa con una delle sue mille donne, lui di qua è costretto a fare la sentinella. Ma non è mica facile la vita di Don Giovanni. Ogni giorno, ogni ora, ogni istante un rischio. Guardate che cosa deve fare il poveretto per sottrarsi alle ire del commendatore, il padre di una giovane donna che ha tentato di sedurre. Thank you.
Il nostro rubacuori non ha fatto a tempo a calarsi dal balcone della casa di Donna Anna, che già ha dovuto accettare la sfida del padre della ragazza. Solo che il duello si è concluso tragicamente. Don Giovanni ha ucciso il vecchio. Ebbene, voi credete che sia roso dal rimorso? Nemmeno per sogno. È qui che emerge subito la disarmante amoralità del personaggio, che è al di fuori, al di sopra delle regole. Perciò forse ci è simpatico da secoli. Adesso scappa, seguito da Leporello, mentre Donna Anna e il suo promesso sposo Don Ottavio giurano vendetta. Io non mi fiderei troppo del tenero che c'è fra questi due. Non avete anche voi la sensazione che... Intanto Don Giovanni sente nuovamente odor di femmina, come lui stesso ci ha annunciato. Sì, mi pare sentire odor di femmina. Cospetto che odorato perfetto. L'aria mi par bella. E per occhi io dico. Mi chiediamoci un poco e scopriamo terreno. Ci ha prese poco. Donna Elvira, dama di Burgos, lui, il nostro eroe, le ha promesso di sposarla, poi l'ha abbandonata senza preavviso. Eccola decisa a strappare il cuore al traditore. Don Giovanni, appena la riconosce, trova mille scuse per discolparsi. Poi affida al suo servo Leporello l'incarico di dare il colpo finale. Signora mia, lei non è la prima né l'ultima delle avventure del mio padrone.